In questo video ti parlerò di come mantenere alta la motivazione grazie ad obiettivi ben definiti. Fai fatica a raggiungere i tuoi obiettivi? Parti con un progetto e non riesci ad arrivare al suo completamento? Se anche tu condividi queste domande, continua la visione di questo video. Tanto è più lontano il momento in cui potrai godere dei risultati, degli sforzi che stai compiendo, tanto è più facile perdere la motivazione in corso d'opera. È difficile rimanere motivati in attesa delle gratificazioni che arriveranno solo alla fine del progetto. Per aumentare la probabilità di arrivare al traguardo desiderato, ci vuole la volontà di arrivarci, percepire che l'obiettivo sia raggiungibile, nel senso che sia credibile, e che lo sforzo richiesto valga l'obiettivo stesso. Ricordati, non esiste il fallimento. L'unico modo per fallire è rinunciare a tentare. Il segreto sta nel modo con il quale ognuno di noi va a definire il proprio progetto. Per aumentare le probabilità di raggiungere un obiettivo è indispensabile che questo sia ben formato e deve rispondere a tutte queste caratteristiche. È positivo? Descrive un risultato? Quando, dove, con chi? Come saprai di averlo raggiunto? È in armonia con te? Di quali risorse hai bisogno? È sotto il tuo controllo? È ecologico? È scritto? Qual è il piano di azione per raggiungerlo? Ora vediamo in particolare ogni singola voce. 1. È positivo. Perché un obiettivo sia chiaro, deve essere espresso in termini positivi, formulato senza negazione al suo interno. Facciamo l'esempio: non voglio essere più grasso. È diverso da voglio avere un fisico sportivo o voglio essere una persona in salute. Deve rispondere a questa domanda: cosa voglio specificatamente ottenere? 2. Descrivi un risultato. Il tuo obiettivo deve descrivere un risultato e non un processo. Prendendo l'esempio di prima, voglio perdere peso, sto descrivendo un processo e non un risultato. Se tu dicessi voglio pesare 70 kg, il tuo obiettivo descrive un risultato ben preciso. Il cervello si attiva a reperire tutte le risorse necessarie per raggiungere questo traguardo. Più pensi al traguardo e più le risorse sono potenti. 3. Quando, dove, con chi? Se non ti poni un limite temporale, il tuo obiettivo è un semplice desiderio, un sogno. È necessario specificare una data ben precisa di quando vorrai ottenerlo. Se il tuo obiettivo include un contesto specifico, esempio una gara, devi anche indicare dove e con chi vorrai ottenerlo. Deve rispondere a tutte queste tre domande. Quando lo vuoi? Dove lo vuoi? Con chi lo vuoi? 4. Come saprai di averlo raggiunto? C'è bisogno di un sistema di controllo che ti indichi che hai raggiunto effettivamente la meta. Se l'obiettivo posto è quello di pesare 70 kg, basterà salire su una bilancia e leggere il numero. 5. È in armonia con te? Gli obiettivi devono essere allineati con i valori della persona. È inutile perseguire obiettivi palesemente in contrasto con le tue convinzioni profonde, perché vanno contro la tua natura. 6. Di quali risorse hai bisogno? È necessario che tu sappia bene di quali risorse avrai bisogno per arrivare alla tua meta. Questo passo è fondamentale per evitare di definire obiettivi che non riesci a raggiungere o che raggiungi solo parzialmente, con la conseguenza di perdere tempo e per qualcuno anche di autostima. Le risorse possono essere interne, come le capacità, le convinzioni, come esterne, tipo corsi, libri, allenatori, coach. Se le risorse mancano, mancherà pure l'energia di base per far partire il tuo progetto. Le domande che ti possono aiutare a capire se hai le risorse sono: sono capace di eseguire tutti i passi per raggiungere l'obiettivo? Ho le capacità necessarie per raggiungere l'obiettivo? Ho le conoscenze necessarie per raggiungere l'obiettivo? Ho già raggiunto un risultato simile nel passato?
7. Puoi controllarlo? Non tutti gli obiettivi dipendono interamente da te. Facciamo due esempi. Voglio vincere la gara X e voglio correre 100 metri sotto 10 secondi. Il primo non è sotto tuo controllo, perché ci sono tanti altri atleti partecipanti a competizioni che potrebbero batterti, mentre il secondo sei tu che devi ottenere la prestazione stessa. 8. È ecologico? L'ecologia del tuo obiettivo deve essere valutata, perché deve assicurarti che l'obiettivo salvaguardi la tua persona, gli altri ambienti in cui vivi, in particolare la tua identità, i tuoi valori e convinzioni, l'intenzione positiva della situazione, la tua carriera professionale, la tua crescita, la tua salute, la tua famiglia, le tue relazioni, la tua vita sociale. 9. È scritto? Il fatto di scrivere un progetto lo rende immediatamente più concreto. Lo puoi rivedere, correggere man mano che vengono nuove idee o si affrontano dei problemi. Se vuoi fare un passo in più, poni la tua firma come se stessi facendo un contratto con te stesso. 10. Qual è il piano d'azione? Per ultimo, quali sono i passi che devi fare per arrivarci? Tutti i passi appena visti risultano inutili se non ti dai da fare. È opportuno sapere quali sono i singoli passi necessari ad arrivare al tuo obiettivo. L'obiettivo deve essere suddiviso in tanti micro obiettivi che ti aiuteranno a raggiungere la tua meta finale. È opportuno avere anche un po' di flessibilità per evitare di entrare in uno stato di frustrazione e demotivazione che farebbe da resistenza al tuo obiettivo. All'inizio non sarà facile. Applica questi passaggi sia per l'obiettivo finale che per tutti i sottoobiettivi. Sono sicuro che sarai in grado di raggiungere le tue mete con più vigore e forza. L'impegno profuso sarà sempre focalizzato e i risultati saranno più tangibili e più facili da raggiungere. Nel mio percorso 10 settimane per tornare vincenti, aiuto gli sportivi che sono frustrati e delusi dei propri risultati a riprendere il cammino verso la serenità dei risultati vincenti in meno di 6 mesi. Aiuto lo sportivo a superare i blocchi di smarrimento ed incapacità di controllo sulle proprie performance, ad affrontare le sessioni di allenamento e le competizioni con una nuova energia positiva. 3 sono i pilastri di cui ha bisogno uno sportivo per poter raggiungere i risultati desiderati. Primo, crearsi un'attività sportiva soddisfacente. Riuscire a neutralizzare gli effetti negativi del controllo con gli altri e i limiti imposti dalle proprie convinzioni e dalla propria mente, imparando come si fa ad accedere alle proprie risorse di energia e motivazione più profonda. Questo switch è così potente perché permette di accedere a queste risorse in tempi brevissimi, permettendo di agire sui propri progetti senza più sperimentare il fallimento. La seconda cosa di cui ha bisogno uno sportivo è quella di essere in grado di superare le difficoltà e di porsi a raggiungere obiettivi molto ambiziosi. Questa strategia ha portato un mio sportivo che era bloccato perché i suoi risultati non corrispondevano ai suoi sacrifici a ritrovare gli stimoli per tornare a essere un vincente. Questo significa che ogni mese vedrai che durante le competizioni sarai sempre più sicuro di te, il che significa maggiore equilibrio mentale e di risultati. La terza cosa è essere motivati per arrivare all'obiettivo. Gli allenamenti svolti con l'atteggiamento mentale sbagliato non giovano ai risultati finali. È assodato che allenarsi con la massima intensità porta ad una performance eccellente durante le competizioni. Ogni qualvolta insegno ad un mio atleta come copiare gli atteggiamenti dei campioni, ricomincia ad allenarsi e a gareggiare più serenamente, ansia e panico si riducono drasticamente. Quindi questo è ciò che serve per passare dal fallimento ad una performance serena e premiante. Uno dei miei clienti, Federico, è passato da gare pessime, con scatti d'ira, a riscrivere il suo progetto e 6 mesi dopo è riuscito a vincere gare regionali e nazionali. Ho anche insegnato questo sistema a decine di clienti, alcuni dei quali sono tornati vincenti nelle loro categorie. Questo è il tipo di risultati che a te interessa ottenere? Se la risposta è sì,
per partecipare al mio percorso 10 settimane per tornare vincenti, compila il questionario che troverai nei commenti.